Signore e signori, benvenuti su Pilla Spoo. Benvenuti nella prima edizione del Pallone d'Oro delle ragazze. Il primo torneo nella storia di YouTube Italia in cui saranno le donne a scontrarsi faccia a faccia, piede contro piede, in sfide di calcio uno contro uno in cui la vincitrice verrà proclamata la più forte e si porterà a casa il Pallone d'Oro femminile. In questa prima edizione non abbiamo chiamato delle calciatrici fortissime, ma delle ragazze famose sui social, ciascuna rappresentante di una delle 8 squadre più forti in Italia. Nessuna di loro ha mai toccato un pallone, ma sarà questo il bello. E mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, perché quando raggiungeremo 1,5 milioni di iscritti, la qualità di questi eventi si alzerà drasticamente. Insomma, ne vedrete delle belle. Come sempre sarà un torneo eliminazione diretta. In questo video vedrete i quarti di finale, mentre nei prossimi video assisterete alla semifinale e alla finalissima. Ma adesso basta con le parole. Presentiamo subito le 8 partecipanti al Pallone d'Oro delle ragazze 2022. Ciao, sono Martina, oggi rappresento il Milan e sono qui con il mio coach. Ok, ladies and gentlemen. Io l'ho scelto ovviamente perché la vedo molto determinata e quindi let's go baby. Ciao, sono Manuelina e ovviamente rappresento l'Inter e il mio coach purtroppo è Luca. Semplicemente 13 anni che ci conosciamo, non ho bisogno di stare ad allenarla seriamente, ci penserà da sola. Ciao ragazzi, sono Violet, oggi rappresento il Napoli, farò di tutto per vincere e non fare figure di merda. Coach, siamo venuti fin qua senza se senza ma, da Napoli con furore, per vincere il torneo, qui noi saremo! Sono Ila, sono qua per la Juve e sono qua per vincere, ecco il mio coach! E io non prendo mai cavalli perdenti. Vinciamo, andiamo a vincere! Non la devo motivare, lei ha già vinto! Ho già vinto! Ha già vinto! Ciao Camilla! Ciao Camilla, come va? Ciao ragazzi, sono Camilla, rappresento la Lazio ovviamente ed ecco il mio coach. Siamo gemellati e dopo aver perso la finale del Pallone d'Oro di TikTok mi rifarò da allenatore e vinceremo noi perché la Lazio è la prima squadra di Roma e d'Italia. A schifosa! Ciao, sono Giorgio, oggi rappresento la Roma e sono qui con il mio coach. Ma siamo qui per vincere! Vinceremo tutti, spaccheremo il culo a tutti. Ciao ragazzi, io sono Sara e oggi rappresento la squadra della mia città, il Bologna, e il mio coach è lui. Ciao a tutti, allora io sono chiamato qui per vincere, stai rappresentando il Bologna, l'ottava squadra più forte d'Italia. Non siamo qui per fare brutte figure, sono Pierino e Pierino su Pilla Svu non perde mai, quindi andiamola a vincere. Let's go! Vai, ci sono? Posso? Salve a tutti, sono Federico Marconi e oggi avrò l'onore o l'onere, dipende dai punti di vista, di raccontare il Pallone d'Oro delle ragazze. Vediamo a chi andrà questo premio. Tra le protagoniste che vedete sono tutte o quasi presenti lì, perché qualcuna... Ma non ne manca una! Quale ragazza? Io non vedo la Fiorentina. Ma dov'è il padre? Sta entrando il Pallone d'Oro di TikTok Italia, Luca Campolunghi. Io non sono qua per fare un piacere ai Pirla SV, ho sentito che c'è un Pallone d'Oro da vincere e quindi lo vinceremo. Se non venivo qua per vincere stavo a casa. Abbiamo conosciuto un po' tutte le partecipanti, tutte le giocatrici, adesso è il momento dei sorteggi, che in realtà non ci saranno perché sappiamo già quali sono i primi accoppiamenti. Sappiamo che i derby, tutti quelli possibili, immaginabili, saranno presenti al primo turno, partendo dal derby di Milano e quindi Manuela che rappresenterà l'Inter e Martina che rappresenterà il Milan, allenata purtroppo da Isaac. La seconda sfida sarà quella della capitale, Roma contro Lazio, Giorgia Salvucci allenata da Tiger e Camilla Spinelli. In bocca al lupo anche a voi, sarà la seconda sfida, ma adesso ovviamente non è un derby, però c'è grande rivalità tra Juventus e Napoli e quindi tra Ilaria e Violet con Penguin e Shaleboom. Sono già tutta sudata. Bene. Dai, per il Napoli, per il cuore azzurro. E per il parrucchiere di Shale. Esatto. Poi l'ultimo accoppiamento a sorpresa, naturalmente, derby dell'Appennino. E quindi Fiorentina contro Bologna. Guardalo, chi sei? Beppe Iacchini, questo cappello, ma leva. Non rispondo alle accuse. Questo già ce l'ho io e se lo prenderà anche lei. Andiamo in campo perché adesso facciamo parlare il Pallone d'Oro e vediamo chi lo alzerà. In bocca al lupo ragazzi. È tutto pronto, ecco i quarti di finale. Come negli altri Palloni d'Oro, chi arriva a 5 gol vince e si qualifica al turno successivo. Iniziamo dal derby di Milano. Iniziamo da Milan-Inter. Ci siamo, let's go! 3, 2, 1, let's go! Pallone in campo, si comincia anche con il primo derby. Inter-Milan, occhio subito a Martina. Che va in porta, 1-0! L'esultanza folle di Martina. Sorpresa!
che ha perso il pallone ed è subito 1-0. Che partenza! E questa è la tattica, attaccare subito! E si riparte dall'1-0 per il Milan. Con il possesso di Emanuele, con Martina che difende, non vuole lasciare spazio ed effettivamente si chiude bene. Poi vuole ripartire, Emanuele brava a contenere. Ancora Martina, di foga. Il campo sta finendo, rischia. Vai Manu, vai Manu. Pallone che rimane ancora in possesso del Milan con Martina. Sola per il 2-0. Incredibile. Vieni qua. Martina si nascente. Partenza clamorosa del Milan nel primo derby, al prossimo gol sarà fine primo tempo, ma vediamo di chi è il prossimo gol, perché ci prova Emanuela, la palla non entra, la palla non entra, Emanuela entra nel muro invece, vuole il rigore, che cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Ha fatto tutto da sola, poi va, occhio, occhio a Martina, Martina palo, ancora Martina, 3-0. Abbiamo capito che non sarà un torneo sobrio, ma ci stiamo divertendo. Stiamo vedendo, raga. Fine primo tempo. Sì! Mamma mia. Mi sta a morire, vedi? La vedo in difficoltà. Mi riprendo, giuro. Giura. Brava, amore. Brava. La nostra tattica sta funzionando. La difesa è la miglior... No, è la peggiore. Ok, l'attacco è il miglior attacco. Va bene, va bene, va bene. Possiamo uscire, che penso sia meglio. Tutto pronto allora, quindi vai Emanuela. Si riparte dal possesso di Emanuela, che vuole subito verticalizzare come nel primo tempo e dribbla molto bene l'avversaria, non riuscendo però a batterla. Si resta 3-0, ma occhio Emanuela che insiste con la garra charrua, mi verrebbe da dire. Tacca, 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 esatto. Prova, ci sei più forte. Non molla Emanuela, che vuole entrare in porta col pallone. Uccidere calcisticamente Martina e ci riesce. Riapre tutto, 1-3. Martina vuole reagire, va sull'esterno in velocità, Emanuela per terra per la bronchite probabilmente, quindi Martina, Emanuela in copertura e quindi anche in contropiede presumibilmente, se vai, c'è lo spazio Manu, per ripartire, che infatti vai, c'è Manu. Corre Emanuela, Martina sta rientrando, che intervento difensivo da parte di Martina. Brava, sì, ottimo, 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 ottimo. Con Martina che effettivamente cerca di convergere in modi particolari, il pallone torna buono per Emanuela che non trova la porta e quindi occhio a Martina, porta vuota, Martina, Martina. 6 and a half hours later. Martina sta tornando, Emanuela, ma è 4-1. Ci ha messo un quarto d'ora per calciare Martina, ma ha trovato il poker. E allora si riparte con Emanuela che non vuole mollare per l'orgoglio di una squadra che ha perso il tricolore che lei ha sul petto proprio contro la rivale di oggi. Ma attenzione, perché c'è Emanuela che torna sul pallone e c'è Martina che vorrebbe farlo suo. Martina che vince col brivido, 5-1, un'umiliazione per l'Inter. Si qualifica per il turno successivo, vediamo chi affronterà, perché è tempo del secondo derby, è tempo di Roma-Lazio e chi vince tra Roma e Lazio affronta il Milan in semifinale. Che succede? Lei chi è, scusi? Guarda, poi però intervengo io, ragazzi, e decido io le regole del gioco adesso. Con sti capelli? Fatti i casti tuoi, tu. Ah. È qui per arbitrare, lei. Esatto, e non tollero scorrettezze. Direttore, aspetta solo il suo fischio, allora. Via! Vai! E siamo partiti, ovviamente con sobrietà, con il possesso della Roma e con Giorgia Salvucci che prova a difendere il pallone su Camilla, che prova a portargliela via. Effettivamente ci riesce, Giorgia in copertura. Se le danno di santa ragione, d'altronde, è il derby di Roma. Vuole andare Giorgia, vuole contenere Camilla. Giorgia è passata, Giorgia verso la porta. Giorgia per l'1-0 della Roma. Ma, direttore, andava bene come gol. Andava molto bene, ma pochi spintoni, grazie, pochi spintoni. Pochi spintoni. Occhio perché Camilla vuole reagire e Giorgia vuole difendere il suo vantaggio preziosissimo. Gol, se l'è fatto quasi da solo e poi c'è il gol della Lazio, 1-1. Ok, aspetta, dopo. Occhio a Camilla intanto che recupera su Giorgia. Giorgia difende ancora il pallone. Forse passa, Camilla la tiene. Forse arbitro qui un po' troppo però, ha tenuto. Tutto buono su Giorgia. Camilla che difende. E allora sempre la Roma che ci prova. 1-1 per il momento, sono stanche e c'è la pausa. Giorgia cerca di calciare, non si sa bene con quale fine, ma il pallone resta sempre in possesso giallorosso con Giorgia Salvucci che guarda la porta. Vediamo se la cerca. La cerca, palo e gol! Gol! 2-1 Roma! Come ti ho insegnato io? Io comunque lì ho visto un contatto, arbitro, eh!
fate cavoli tuoi! Non so, mi vuole anche ammonire a questo punto? Cartellino giallo per il telecronista! Cioè, mi ha ammonito. Si riparte dalla 2-1 Roma col possesso della Lazio che vuole reagire. Camilla vuole passare con Giorgia che ha idee diverse. Camilla insiste, occhio al contatto che è sempre regolare secondo l'arbitro afro. Il possesso che rimane, poi Camilla difende, cerca il tacco. Giorgia non ci sta, ragazzi, agguerrite entrambe. Occhio a Giorgia sulla traversa! Sulla traversa e quindi potenziale ripartenza di Camilla che fa correre il pallone ma non corre lei. E Giorgia questa volta riesce a non rischiare l'autogol quantomeno, per poi ripartire in contropiede. Vai, corri, non aspettarla! Occhio a Giorgia, Camilla non riesce a stargli dietro. 3-1 Roma! Fine primo tempo! Sono distrutta! Figurati, vai, una biretta ci sta! Sì, ci starebbe! Dai, Camilla, sotto 3-1 è dura, eh? La mia tecnica è che quando vedo che la palla va verso la mia metà campo, la lascio andare. Tutto pronto, apro arbitro, se lei vuole, quando finisce di dissetarsi, possiamo ripartire. Mi dica. Sguardo... Oh, attenzione, di rimpallo! Di rimpallo! Camilla, non so se avete visto che ha calciato per fare gol, ha preso il piano Giorgia che ha segnato un gol che segnò Taddei in un derby. E quindi 4-1 Roma, incredibile. E occhio che Camilla vuole reagire, passa subito e calcia verso la porta con Giorgia che riesce a disinnescare il tiro distraendo e toccando l'avversaria. Sì, entra in porta! Giorgia verso il 5-1, Giorgia verso la semifinale, passa la Roma! Passa la Roma, 5-1 come nel derby di Milano, tra vince Giorgia e affronterà Martina, sarà un bellissimo duello. Ho sempre detto che la Roma è la prima squadra della capitale, l'ho dimostrato. Abbiamo vinto! Allora, il prossimo? Sì. Li facciamo fuori tutti, ok? Li faccio diventare un fottuto scolapasta a tutti. È tempo di una grande rivalità storica, se mi posso permettere, tra nord e sud, è Juve contro Napoli. Andiamo. Guarda Vio, è difficile. Napoli-Juve è una grande sfida, però concentrazione, fisicità, velocità. Dove pensi ti possa portare il tuo mister? In alto. E dobbiamo vincere sto pallone d'oro, dai! Ok, va bene, lo farò. È convinta, se lo è lei lo siamo tutti. A noi piace parlare dopo, non prima. Le abbiamo sentite, è praticamente tutto pronto. Lei, signor arbitro, è carico. Tu occhio che sei già ammonito. Forza Napoli! 3, 2, 1, let's go! E ha dato il via! Ha dato il via anche la pro arbitro dopo avermi minacciato a più riprese. Occhio alla prima partenza importante da parte della Napoli con Violet che non molla, che duello tra Violet e Ilaria, che resiste, vuole andare in contropiede. Vai! Corre all'indietro Violet per tenere questo pallone con il disturbo della sua avversaria in maglia quadrato. E fa su il pallone, cerca di entrare in porta con il pallone, non ci riesce, ma forse si ha preso il palo. Bravo, tirila lì, buttala avanti, vai, non mollare. Incredibile l'occasione per la bianconera che è passata ed è tutto buono. Occhio a Ilaria che fa 1-0. Fa 1-0 Juve. E che partenza però, con questo caldo, a questi ritmi, io non so se resistono fino alla fine. Via! Polemiche per il gol della Juve, c'è chi ha chiesto un fuorigioco, occhio a Violet che vuole reagire, Ilaria ha idee diverse e riparte, occhio che non trova la porta, però non ci va troppo lontana, quindi Violet dalla parte opposta per ripartire. Corre tanto il pallone, va detto, però corrono meno loro, è dietro al pallone, quello è un dettaglio non da poco, occhio che sta ripartendo Ilaria, fino in fondo non trova la porta. Insiste Ilaria, sempre sul muro però, e quindi Violet vorrebbe passare. Allunga sempre questo pallone. Guardate i volti. No, non si sta allungando nulla. Calma. Adesso non faccia. Pausa Calvino. Occhio perché c'è un primo problema al piede. Si è staccata un'unghia, ragazzi. Problemi che negli altri palloni d'oro non ce n'erano. Cambio. Signori, cambio. Ragazzi, è grave, non posso continuare. È grave, non puoi continuare. È ripartita bene. Lo so, ragazzi, mi sono fatta male. Dici già addio a questo sogno. Ragazzi, non posso, mi ha fatto proprio male. Ed è in quel momento che abbiamo capito che la cosa era seria. Purtroppo calciando il pallone si è staccata un'unghia Violet, che ha deciso quindi di fermarsi. Fortunatamente è intervenuto Sciale e abbiamo subito deciso di interrompere il gioco. Spiace, posso continuare. Un applauso comunque per Violet. Violet è stata poi portata al pronto soccorso da nostro padre. Le auguriamo naturalmente che possa presto tornare al 100%. Abbiamo deciso quindi di far passare Ila.
vince la Juve a tavolino? Una ragazza con la maglietta della Juventus non poteva che vincere di cortomuso. Cortomuso. Quindi cortomuso. Per i prossimi avversari, occhio a unghie, piedi, mani, qualsiasi cosa, perché finiranno tutte 1-0. C'è poco da dire. Stiamo godendo. Bene, bene, arriva in semifinale così la Juventus e affronterà una tra Bologna e Fiorentina. Per capire chi delle due andiamo a sentire i protagonisti. Godiamoci il match. Agnese, lo sai che questa non è una partita, questo non è un torneo tanto per giocare. Guardami quando ti parlo. E qui dobbiamo vincere e basta. Hai ragione. Vai da Pierino che farà il suo show. Di poche parole mi ha detto anche vai da Pierino che adesso farà il suo show. Sentiamo lo show. Cameraman, avvicinati. Guarda come faccio i massaggi a Pierino, questo è il massaggio della vittoria. Ogni scusa è buona per toccare una donna, scusi. Esattamente sì, ma questo non dovevi dirlo, caro Federico. Ci siamo allenati in settimana, tutte le tattiche che ti ho spiegato, applica ora sul campo. Sei pronta? Prontissima. Andiamo. Sei pronto, Pier? Sono pronto. Tutto pronto a provare. A provare, arbitro. Abbiamo cambiato anche l'arbitro. Eh sì. Adesso... Noi ci possiamo permettere anche... Hai visto il budget dei Pirla Svu? Possiamo partire. Tra 3, 2, 1... E pallone in campo. Subito il primo duello con Agnese che cerca la porta e con Sara che vuole proteggersi. Agnese! Fa 1-0! Fa 1-0 e quasi si toglie la maglietta. Ci abbiamo sperato tutti che lo facesse. Non l'ha fatto, è un peccato. Pierino inizia a mangiare la sabbia! Occhio perché si gioca ancora in campo con il Bologna che vuole reagire, con Agnese che non ci sta! Partitaso! Occhio ad Agnese, murata da Sara! Ancora Agnese però! Non mollare! Fagli male! E poi occhio che insiste, sempre la Fiorentina! Si gira Agnese, cerca il tunnel, il numero che riesce, palla che sta entrando in porta! 2-0! Devi mangiare! Sono due! Incredibile! Sono due, sentite Campolunghi che dice sento. A Pierino non ti sento! Occhio a Sara che vuole reagire e reagisce perché c'è il dribbling e poi non trova la porta però. Quindi Agnese si difende e vuole ripartire. La giocata di Agnese, la porta è vuota. Agnese per il 3-0! Che arriva! Che arriva! E Luca va a cercare Pierino. Luca va a cercare Pierino. Così si chiude il primo tempo. Sensazioni e poi ripresa. Andiamo in campo. 3-0 per noi! 3-0 per noi! Sì, ma questo è furto! Mister, ho scelto una ragazza agguerrita. Io ho detto che veniamo qua non per partecipare, ma solo per vincere. 3-0, un risultato che parla chiaro. E adesso faremo 5-0. Ragazzi, 1-2-3, Sara Olè. 1-2-3, Sara Olè! Dai! No, Oli, si è rotta l'unghia pure a lei! Ma non se ne può più, oh, eh! Oh, ste cazzo di unghie! Ma prima di ripartire, mi dico che Agnese si è aperta l'unghia. E quindi nulla, vediamo se riuscirà a resistere nel secondo tempo. E si va con il possesso del Bologna, con Sara che vuole andare. Agnese subito, nonostante l'unghia. Subito, subito cattiva. In difesa Sara però, che non lascia spazi. Vediamo se Agnese vi trova lo stesso. Zona d'ombra. Abbiamo la stessa mentalità io e te. Cerca il dribbling Sara. Abbiamo la stessa mentalità. Agnese riparte. Agnese per il poter. 4-0 Fiorentina. Mamma mia Agnese. Mamma mia! È perfetta anche più del Milan che aveva stradominato con l'Inter, ma aveva subito a inizio secondo tempo il gol. Corre il Bologna, Agnese in copertura. Oh, un fenomeno! Sempre Sara che vuole andare, Agnese gliela porta via, Agnese! 5-0! Vai a casa, Pier! Vai a casa, 5-0! Chapeau alla Fiorentina, semifinale contro la Juve, un'altra sfida storicamente agguerrita. Complimenti. Cosa avevo detto? L'aveva detto, però il fatto che se la tira mi sta anche un po' sul cazzo. Sul 4-0 quando eravamo là nell'angolo l'ho proprio vista, ho detto lasciami la palla, tanto hai perso. Posso dire che oltre ad essere forte è pure bella. Più di così ho fatto vino. Tu puoi dire quello che vuoi, poi bisogna vedere se condividono nei commenti. Forza. Sono finiti quindi i quarti di finale. Per le semifinali Fiorentina contro Juventus, accesa rivalità, e dall'altra parte Roma contro Milan. C'è chi ha vinto la Conference, lo scudetto, c'è chi non ha vinto niente, ma c'è un pallone d'oro in palio. Lo vedrete nel prossimo video che non vi diciamo quando uscirà, quindi sono cazzi vostri. Abbiamo anche un nuovo arbitro. Ne abbiamo cambiati 3 oggi. Infatti. Ci vediamo con le semifinali. Ciao. Ciao. Palla in campo, è cominciata Roma-Milan. Allora la Juventina suona la carica, Ila. Martina recupera il pallone e riparte, occhio al contatto di scena, ha tolto la maglia. Arriva il fischio, Martina.